Cremonese e anche nella curva nord del Garilli ritornano i tifosi, ma l'entusiasmo del ritrovato pubblico si spegne solo dopo 3 minuti di gioco, quando sulla punizione di Semenzato Le Noci raccoglie il volo e batte Cassano, e da subito si vede la differenza tra le squadre in campo: da una parte una Cremonese che costruisce il gioco ordinato e crea pericolose occasioni, e dall'altra il Piacenza che mette in mostra un gioco confuso e privo di idee, e così le occasioni arrivano da calci piazzati. Al 15° la punizione di Parola diventa un perfetto assist per Melucci, che di testa porti biancorossi in parità. La Cremonese non sta a guardare e ancora da una punizione al 27° arriva il 2-1 grazie al bomber Le Noci, che trova l'angolino basso della porta biancorossa. È sfortunato il Piacenza al 44° quando la conclusione di Guerra si infrange sul palo. Nella ripresa il Piacenza suona la carica, ma le azioni sono ancora confuse, e invece all'11° è bravo Cassano, impegnato in una doppia respinta sui tiri di Fietta e Nizzetto. Le reazioni dei padroni di casa, tutti nella metà campo avversaria, non sono mai efficaci, e a un minuto dal 90° in contropiede tutto solo Boccalon va in porta con la palla al piede per il 3-1 definitivo.